Aumento dei punti di distribuzione sul territorio, consistente risparmio per le casse regionali e migliore servizio per i cittadini. Sono i punti di forza del servizio DPC, la distribuzione dei farmaci nome per conto, che consentirà di dispensare attraverso la rete delle farmacie territoriali quei medicinali che fino ad ora gli utenti potevano reperire solo nelle farmacie ospedaliere. Servizio che sarà attivato in Abruzzo a partire dal prossimo 1 di agosto. Una svolta epocale, secondo l'assessore alla sanità Silvio Paolucci, frutto dell'intesa siglata alla fine del 2016 con Federpharma e Assofarm, che nel corso dei mesi successivi è stata perfezionata ed integrata. Con l'entrata in funzione della DPC, i pazienti in terapia dopo un ricovero ospedaliero non saranno più costretti a recarsi nelle farmacie dei nosocomi, ma potranno ritirare gratuitamente le medicine in una delle 469 farmacie territoriali convenzionate, semplicemente esibendo la prescrizione. I medicinali che potranno essere dispensati nelle farmacie territoriali saranno quelli per la cura del diabete, dell'infertilità femminile e maschile, alcuni ormoni utilizzati per la cura di diverse patologie, antiandrogeni analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine, utilizzati anche per la cura di alcune tipologie di tumore come prostata e mammella, immunostimolanti e immunosoppressori, farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale, quelli per la cura di osteoporosi e della broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dall'accordo per la distribuzione sono stati esclusi i farmaci che appartengono ai gruppi degli emoderivati, antibiotici per uso ospedaliero, nuovi antivirali per il trattamento dell'epatite C, antivirali per l'HIV, farmaci per la sclerosi multipla e stupefacenti in ragione di particolari esigenze di sorveglianza e controllo delle prescrizioni. Parliamo di oltre 1 milione di pezzi, quindi è una misura molto importante. Il servizio chiaramente è gratuito, basta esibire la prescrizione e allo stesso tempo ovviamente alcuni farmaci debbono rimanere in distribuzione ospedaliera perché, è bene ricordarlo, per quanto riguarda invece una categoria di farmaci è necessario avere i rilievi e i cosiddetti prelievi su una serie di indicatori del sangue o altro per i quali è necessario rivolgersi comunque in ospedale.